Bentornati sul canale Tutto Tech. Oggi continuiamo la saga del Panamalar, che sembra una formula di Harry Potter, ma diciamo che un po' di magia la fa, dai, in casa. In questa settimana ho utilizzato il Panamalar per poter accendere e spegnere la televisione. Non potevo alzare e abbassare il volume o cambiare i canali, perché il problema qual era? Io ho Sky e una soundbar, quindi tutto viene gestito da altri dispositivi. E quindi oggi vediamo un po' come configurare il nostro Panamalar con Sky. Prima di tutto, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanella, così verrete avvisati dei prossimi video in uscita. Ma prima di partire con il Panamalar e Sky, noi lanciamo la nostra sigla! Allora, entriamo nell'app Smart Life, selezioniamo Smart IR, facciamo il tasto più, vi verrebbe da selezionare TV Box, ma questo servirebbe per configurare un telecomando normale di Sky. Noi abbiamo provato, ma non ha funzionato. Comunque, seguite il video senza problemi, quindi schiacciate STB. Poi selezionate anche la prima voce, va benissimo, chiocciola Sky. E a questo punto, senza far nessuna prova, schiacciamo abbinato. Perfetto, ci esce già il pop-up di Alexa che l'ha riconosciuto. A questo punto, andando a cliccare, naturalmente non funzionerà. E infatti non funziona, ma senza alcun problema. È una procedura un po' più lunga, ma purtroppo per SkyQ deve andare così. Clicchiamo il tasto in alto a destra, modifica, copia pulsante, e da qui ce lo configuriamo come ci pare a noi. Quindi andiamo a tenere a lungo premuto il tasto di accensione e spegnimento e clicchiamo col telecomando verso il nostro dispositivo. Il nome è indifferente, non influisce poi sul comando. Noi così, per comodità, lo chiamiamo on off. Salva, schiacciamo done. E a questo punto, schiacciando il tasto di accensione e spegnimento, funziona. Questo lo andiamo a fare anche per qualche altro tasto. Adesso acceleriamo un po'. Ok, abbiamo configurato un po' di tasti, i numeri, quello che ci serviva. Ora andiamo a fare una prova pratica. Entriamo in Alexa, sotto dispositivi, andiamo in tutti i dispositivi e al momento il nostro Panamalar per Sky ce lo riconosce come set top box. Andiamo a modificare il nominativo e lo chiamiamo Sky. Facciamo fine. Adesso torniamo indietro e andiamo a fare la prova. Siamo tornati, tra virgolette, in diretta e adesso facciamo le prove direttamente con il nostro dispositivo. Alexa, canale più. E abbiamo cambiato canale. Alexa, canale meno. Alexa, alza volume. Alexa, Sky canale 302. Mi sintonizzo su 302 su provando. E questa era la prova per poter vedere come cambiare canale, come alzare e abbassare il volume e come impostare un canale che decidete voi direttamente dal vostro decoder.
Di sottofondo sentite uno scroscio d'acqua. Per un ASMR potrebbe anche andar bene, ma noi stiamo facendo un video sul Panamalar. Esatto. Che è un prodottino doc. Ma già no, il nome merita. Cioè, già il nome è qualcosa di fenomenabile. Cioè, volete mettere Broadlink con Panamalar? Cioè, solamente a dirlo vi riempie la bocca. Io mi sento sazio, guarda, la panza che gioisce. È bellissimo, veramente. Comunque abbiamo visto che con SkyQ ci sono sempre qualche problemucci di troppo. Sì, diciamo che SkyQ, avendo anche la possibilità... Allora, SkyQ funziona fondamentalmente col telecomando a Bluetooth, col sistema Bluetooth. Quando lo commutate in infrarosso, parecchie funzioni vengono disabilitate. Per esempio il comando dato dal telecomando. Il vocale. Sì, il comando vocale, giusto, bravo, indunate. E quindi... Adesso non so se è per questo o se magari le case che costruiscono questi prodotti non hanno tenuto in considerazione il fatto che comunque Sky ha dei tasti un po' particolari. SkyQ, sto parlando di SkyQ nello specifico. Però abbiamo bypassato la cosa insegnando a Panamalar come utilizzare i tasti di SkyQ. E come impara. No, ma poi soprattutto, adesso a parte gli scherzi, è stato molto veloce. A noi abbiamo velocizzato la parte dove Marco stava configurando i tasti. Però dal vivo è stato molto più veloce. Sì, una ventina di tasti in 2 minuti. No? Sì, cioè, è stato proprio... Anche perché appunto abilitate il tasto sull'app, poi dopo gli date il comando corrispondente dal telecomando di SkyQ e avete risolto la cosa. Ecco, importante, ricordatevi col telecomando poi di rimetterlo in Bluetooth una volta finita la configurazione. Quindi seguite le istruzioni, se non l'avete visto, del video che vi lasciamo qui sopra. Quindi col tasto 1 e 3 adesso andrò a riconfigurare SkyQ direttamente sul Bluetooth. Poi mi chiederà di fare una procedura al televisore, voi seguite la procedura che vi indica e tornate tranquillamente all'opzione iniziale. Mi raccomando, ricordatevi di dare un'occhiata qui sotto nell'info box dove trovate tutti i prodotti che abbiamo testato e di cui trovate i video nel canale. O anche alcuni che ancora non abbiamo testato perché la grana va a mancare naturalmente, ma arriverà magari e quindi noi reinvestiremo nel canale. Esatto, esattamente. Ragazzi, seguiteci, siamo quasi a 3000, ci siamo. Sì, ci manca veramente poco, 10 iscritti e siamo a 3000. Quindi se avete amici, parenti, cugini, conoscenti, oppure com'era nella quarantena? Congiunti. Soprattutto i congiunti. Se avete dei congiunti, fateli congiungere anche a noi. Esatto, vorremmo arrivare a 3000 con i congiunti proprio. Ecco, sarebbe l'ideale. Proprio fantastico. Quindi scrivetecelo qui sotto, vi ho fatto aggiungere un congiunto. Al prossimo congiunto che si aggiunge un omaggio speciale da Panamalà. No, non è vero, però fa figo dirlo. Ci siamo bloccati con sta Panamalà. Ci piace troppo, ragazzi. Panamalà è fantastico. Va bene, ragazzi. Ci siamo, questo è tutto, al prossimo video. Ciao!